Hanno vinto pure questa, ragazzuoli, hanno vinto pure questa. È appena finita Napoli-Cremonese. Napoli che si porta questi altri 3 punti a casa, ma ormai non è più una novità. Risultato abbastanza schiacciante, ragazzi, una Cremonese che ha fatto molto poco stasera. Quasi, quasi una partita giocata interamente dal Napoli. Complimenti a questo Napoli che, ripeto, ok che la Cremonese è l'ultima in classifica, quello che volete, è vero che non è comunque la Coppa Italia, ragazzi, perché ci ricorderemo benissimo come è andata a finire in Coppa Italia, però comunque, ragazzi, la Cremonese è sempre una squadra che può crearti qualche problema, ragazzi, ma questa sera il Napoli ha giocato palesemente da sola. Intanto, ragazzi, prima di partire col video, vi chiedo come sempre di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di attivare la campanellina. Allora, il vantaggio arriva da chi, ragazzi? Da uno dei giocatori più forti o comunque più importanti di questa squadra, ovvero Kvaratskhelia. Praticamente, ragazzi, un cross messo da destra sul secondo palo da Lozano viene mancato da tutti, viene anche addirittura, diciamo, respinto di testa da Sernicola. Quasi diciamo vicino alla bandierina del calcio d'angolo, però Kvaratskhelia non si accontenta, si riva a riconquistare palla, punta uno contro uno Sernicola, tutti pensano che l'avrebbe messa in mezzo, invece ragazzi col destro fa praticamente passare la gamba sotto le gambe del difensore della Cremonese che si insacca alla sinistra di Carnesecchi, quindi 1-0 da parte del Napoli, anche lì ragazzi meritato, il Napoli stava spingendo senza riuscire a trovare mai quell'azione giusta. La trova ovviamente chi? Uno dei giocatori più forti e più importanti della squadra, ovvero Kvaratskhelia. Poi comunque ragazzi il primo tempo finisce, però ripeto, tanto possesso Napoli, poco la Cremonese. Io mi aspettavo una partita del genere, comunque mi aspettavo una partita molto attendista della Cremonese, ovvero come la Coppa Italia, ragazzi. Però mi aspettavo qualcosina in più, mentre ragazzi diciamo che le statistiche parlano molto 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 chiaro. Ragazzi, 15 tiri dal Napoli, di cui 10 in porta, e poi 6 tiri della Cremonese, ragazzi, ma un solo tiro in porta. Quindi fa capire ragazzi la differenza, o comunque il divario tecnico che c'era questa sera in campo. Si riapre il secondo tempo, sempre con lo stesso piglio, ovvero tanto, tanto, tanto Napoli. Al 65esimo, ragazzi, un calcio d'angolo sulla destra, battuto da Zielinski, viene prolungato da Di Lorenzo sul secondo palo. Sul secondo palo ci arriva Kim, che di testa spizza nuovamente in mezzo. Poi, ragazzi, il pallone arriva ad Osimhen, che deve solamente praticamente appoggiare il pallone in rete, e manda il Napoli al raddoppio. Quindi 2-0 al 65esimo, ragazzi. Mentre poi il punto esclamativo arriva al 79esimo da Elmas, praticamente ragazzi un pallone di Di Lorenzo che fa un ottimo assist con Elmas che si trova praticamente dentro l'aria, fa scorrere il pallone col destro, sul destro, e insacca Carnesecchi. Ripeto, partita a senso unico, ragazzi, Napoli che adesso diciamo si allontana come se già non fosse lontana prima, tanto distacco dalla seconda, ovvero l'Inter, ragazzi, stiamo parlando di 16 punti di distacco con l'Inter che giocherà domani. Vi ricordo, ragazzi, che sarò in live. Comunque, 16 punti di distacco che potrebbero diventare 13, ma comunque, ragazzi, il distacco è troppo, 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 troppo ampio. Un Napoli che rispetto alle altre è troppa, è troppo, cioè ragazzi è nettamente più forte. Diciamo che c'è stato anche poco turnover da parte di Spalletti, forse diciamo che dopo la partita della Coppa Italia era un po' timoroso di giocare contro la Cremonese che l'aveva buttata fuori, però ragazzi diciamo che io lo pensavo già da ieri o comunque da prima che si giocasse la partita. Ok, che comunque la Cremonese è quello che vuoi, però ragazzi, secondo me lì è stato un momento X, così in cui tu hai sottovalutato l'avversario, cosa non si deve mai fare, e hai perso la partita. Però ragazzi, secondo me questa sera ci sarebbe stato veramente poco, 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 poco da dire. Cremonese che mi ha deluso, perché io l'ho detto, una partita attendista me l'aspettavo, una partita in cui il Napoli facesse più possesso me l'aspettavo. Però ragazzi dal punto di vista offensivo mi aspettavo che facesse molto, non dico molto di più, ma comunque qualcosina in più. Sicuramente il Napoli ha difeso benissimo stasera. Al centrocampo ragazzi c'è quell'Anguissa, ragazzi, che è un trattore. Perde palle, o fa il passaggio giusto, o se ragazzi perde palle è subito pronto ad attaccare nuovamente l'avversario. Infatti quanti palloni ha recuperato oggi in mezzo al campo? Addirittura, ragazzi, ho letto un dato: è uno tra i più, o forse addirittura il migliore per quanto riguarda i palloni recuperati oltre la prima metà campo. Quindi per farvi capire quanto pressa Anguissa. Poi, ragazzi, parliamo del classico Osimhen, ok? Che stasera non ha fatto un gol incredibile, ma comunque, senso della posizione, quello c'è sempre.
Ragazzi, ma pure se non avesse segnato, ha fatto una partita veramente positiva. Sempre andarsi a prendere la palla. È bravissimo sia se deve scattare in profondità, sia se deve comunque prendersi palla per far salire la squadra. Kvaratskhelia, ragazzi, che ve lo dico a fare, sempre troppo, troppo, troppo forte. Quando, ragazzi, è in giornata sull'uno contro uno, Kvaratskhelia è qualcosa di incredibile. Mancava un giallo, ragazzi, che significava appunto cartellino rosso per quanto riguarda Vasquez, che ha fatto, se non mi sbaglio, un fallo su Lozano, che addirittura è dovuto uscire per qualche minuto fuori dal campo perché si era fatto male. Addirittura Vasquez, tipo, è entrato quasi con il piede a martello su Lozano. Secondo me anche lì, ragazzi, ci poteva stare il secondo giallo. Fatto sta che Spalletti e tutta comunque la squadra in panchina si è lamentata. L'arbitro non è stato dello stesso parere, non so come mai, comunque lo vedrò meglio, ma da lì mi sembrava assolutamente fallo da doppia ammunizione. Fatto sta che comunque, ragazzi, il risultato cambia, non cambia assolutamente, perché comunque dopo l'ipotetico secondo giallo di Vasquez, il Napoli ne rifà altri due, quindi comunque la partita finisce per 3-0. Ragazzi, che dire, poco da dire, poco da dire, bisogna fare solamente i complimenti a questo Napoli, che anche oggi ci ha dato una dimostrazione di come gioca bene in campionato. Cremonese, che adesso in classifica è sempre messa peggio, perché adesso la zona salvezza dista 11 punti, se la vedo molto, 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 molto difficile, anche perché le altre cominciano a far punti, anche comunque lo Spezia, che è quart'ultima, ragazzi, ha vinto, anzi no, scusate, ha pareggiato alla fine contro l'Empoli, però ha quasi rischiato di vincere. Comunque le altre sopra non scherzano. Cremonese, che anche oggi, anche giustamente, perché comunque giochi con una squadra nettamente superiore, perdi punti, le altre no. Complimenti, dicevo, nuovamente a questo Napoli, che si piazza a più 16 in classifica. Ragazzi, nulla da dire. Complimenti, ragazzi. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate della prestazione del Napoli. E come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Vi ricordo che in descrizione vi lascio sia il mio profilo Instagram, quindi venitemi a seguire, sia il canale di Gerardo, quindi venite ad iscrivervi al suo canale. E come sempre vi ricordo di lasciare un bel like. Ci vediamo, ragazzi, con domani con un nuovo video. Bella, ragazzi.